Prepareremo un'insalata russa a forma di torta, quindi ci servirà uno stampo da 24-26 cm di diametro. Useremo quello della pastiera, così non spendiamo manco soldi. Mezzo chilo di patate tagliate a cubetti, 250 g di carote tagliate sempre piccoline, 250 g di piselli surgelati nel mio caso. All'incirca 500 ml di maionese. Io ho utilizzato questa comprata, però vi lascio il link perché abbiamo fatto quella pastorizzata fatta in casa. E poi per decorare utilizzerò delle uova sode, del prezzemolo, dei carciofini sott'olio, delle olive, delle falde di peperone e dei capperi. Faremo una cosa bellissima. In acqua bollente leggermente salata verso prima i piselli surgelati. Io preferisco cuocere separatamente. In alternativa potete fare che dopo 7-8 minuti di cottura dei piselli aggiungete le carote e dopo 5 minuti le patate. Io ho fatto una versione classica, ma ho letto di aggiunta di barbabietola rossa, di fagiolini, di cetriolini, uova soda, tonno, però poi mi esponevo troppo a critiche, quindi assaggio da sola, eh. Quando sono cotti, io più o meno 10 minuti, un quarto d'ora, li scolo. Versiamo le carote. Qualche pisello che resta, sempre buono che è cocinato poco. Tanto non scuociono, i piselli non scuociono. Li metto pure su un canovaccio così asciugano dall'acqua in eccesso. 7-8 minuti, scoliamo pure le carote con qualche residuo di pisello. Le patate. Togliamo pure le patate. Anzi, spegniamo così risparmiamo un po'. Facciamo raffreddare tutto per bene prima di aggiungere la maionese. Una volta raffreddato, passiamo a condire. Aggiungiamo la maionese. Qua mo, la maionese. Io ci metto una grandissima quantità. Dice l'invenzione della Coca-Cola, ma chi ha inventato la maionese? Magari assaggiamo di sale, se preferite un pochino più acetoso ci mettete un altro cucchiaio d'aceto, per me va bene così. Questo è lo stampo della pastiera, 24-26 cm di diametro, lo foderiamo con della pellicola. Pareggiamola. Le mani in cucina servono sempre. Chiudiamo. Schiacciamo un po'. Mettiamo in frigo fino al giorno dopo. E mo'. Capiotammo. Capovolgiamo. Mi raccomando. E voilà! Abbiamo fatto una bella tortina, carina. Aggiungo ad un po' di maionese un cucchiaino di senape, però questo è un fatto personale, se non vi piace, per dare un po' di colore. Gambo di prezzemolo.
Raga, io mo la torta non la posso rompere, quindi assaggio qua. È buona, che vi posso dire? Maionese e verdura qua.